Siamo a Napoli, nella tomba di Virgilio, il sommo poeta, l'Omero italico, da cui dobbiamo sempre di nuovo ripartire, a cui dobbiamo sempre da capo rivolgerci per trovare l'ispirazione nelle nostre italiche radici e per resistere alla barbarie che avanza e che sta sradicando l'intero pianeta nel livellamento mondializzato. Virgilio è il sommo poeta, colui che guida il padre Dante nelle due prime cantiche dell'Inferno e colui che a posteriori, oggi, guida anche noi nel buio della barbarie in cui ci troviamo. Virgilio è in qualche modo il fondatore culturale della civiltà italiana, è l'autore a cui tutti noi dobbiamo necessariamente richiamarci. Virgilio è colui che guida, è la guida, è il maestro e guida di Dante e di tutti noi che abbiamo come maestri e guida sia Virgilio sia Dante, che non possiamo non farci accompagnare da loro nel nuovo inferno che stiamo vivendo, che è quello della barbarie nichilistica che sta divorando ogni cosa. Sicché occorre ripartire da questi grandi maestri, da Virgilio e Dante, e alla loro luce lasciarci ispirare per trovare nuovo nodrimento dell'anima, come direbbe il poeta, e per resistere più che mai alla barbarie.